Salve a tutti ragazzi, in attesa che carichiamo il gioco andrò a dirvi cosa andremo a fare oggi. Sostanzialmente oggi, come promesso nei video precedenti, andremo a vedere insieme come giocare, come disputare un torneo in arena. C'è da sottolineare comunque che vi è una differenza sostanziale tra arena competitiva e arena in singolo, in quanto l'arena competitiva è la vera e propria arena multiplayer, mentre l'arena in singolo ci permetterà di affrontare unicamente avversari controllati dalla CPU, quindi non avremo di fronte giocatori reali ma il computer. Detto questo, andiamo nella schermata di home e scegliamo la missione del giorno e scelgo questa di equipaggiare 20 oggetti, anche se non gioco oggetti, ma la completeremo piano piano. Ok, andiamo subito a giocare in arena. Per l'ingresso in arena è necessario spendere 150 gold, oppure si può pagare in soldi veri tramite il pagamento di 1,99 euro. Noi abbiamo 370 gold e quindi non è un problema entrare in Benvenuti arena. Come nell'arena funziona imperiale! la Che i modalità giochi arena? abbiano Sostanzialmente ci viene inizio! proposta la scelta iniziale della classe. In questo caso sceglierò il mago, in quanto se ricordate la missione che ho da ieri è quella di vincere tre partite con il mago. Vi presento il Una volta scelta la mago! classe ci verranno proposte una serie di carte, tre a volta, tra le quali dovremo scegliere quella che più ci piace. Ecco, inizio subito con un bel drop di una leggendaria e devo scegliere quale giocare. Siccome nel mio mazzo vorrei inserire questa carta, voglio provare ad usarla e quindi scelgo quella, anche se probabilmente la prima era più forte. I drop possibili sono 30, come vedete qui, e quindi il mazzo sarà costituito da 30 carte. Scegliamo questa. Ovviamente scelgo giavellotto perforante. Un'altra leggendaria, bel drop. Dunque, vediamo cosa fanno. La sentinella subisce danni e recuperi salute, non è male. Ok. Sceglierò l'arcimago. Calma, meno 4, meno 0, profezia guardia. Proviamo con questa, che la conosco già dal mio vecchio mazzo. Questa è molto molto utile. Altro giavellotto, non posso farne a meno nei miei mazzi. Profezia. Questa è veramente molto utile nei primi turni, spero che me ne vengano altre da droppare. Questa. Una epica, vediamo quale scegliere. La mia scelta è in dubbio tra queste due, anche se questa può rivelarsi molto più utile in situazioni di quasi sconfitta. Questo costa troppo per i miei gusti, ne ho già una da 8 e una da 11. E scegliamo questa da 2. Questa non è male. Di nuovo questo, profezia guardia. Guardia protezione, scusate. Evoca un soldato 1-1, anche questo non è male per il primo turno. Vediamo quante azioni ho. Non ho azioni, ne ho solamente una. Due con questa. Quindi non mi conviene prendere questa, sceglierò questa qua. Di nuovo questa carta che non fa per me. Pesca un'azione casuale, questa non è male. Infligge 3 danni a colpo sicuro proprio. Questa sono indeciso perché a costo veramente elevato per un effetto che comunque
potrebbe non azionarsi, ma è altrettanto vero che ha profezia, quindi pescandola con profezia potrei addirittura riuscire a giocare due carte nel turno dell'avversario. Però non avevo notato questa, prendevo sicuramente questa. Altro giavellotto. Questa è veramente molto utile. Questo fa comodo. Altri due danni. Un mazzo con molti spari sto costruendo, non so se sarà la scelta giusta, non sono abituato a giocare mazzi sparo. Ok, altra epica. Diciamo che come prima arena in video, in gameplay non è male come droppate. Distrugge una creatura nemica con attacco pari a 2 o inferiore. Non mi convince. Prendiamo questa. Scegliamo questo qua, che nel primo turno potrebbe arrivare addirittura a 2-3, che non è male. E a questo punto mi scelgo questa. Questa. E abbiamo concluso i nostri drop. Eccoci qua ragazzi, come potrete notare il video è stato montato in quanto ho avuto alcuni problemi con la registrazione e mi sono accorto solamente dopo che non era stata registrata la prima partita di arena competitiva, quindi il video si era stoppato unicamente alla costruzione del mazzo. E niente, ora proseguirò l'arena competitiva sperando che vadano bene le registrazioni. E, come potete vedere, la prima partita è stata vinta da me 1-0, quindi una vittoria, 0 sconfitte. E andiamo avanti con Abbiamo un altro coraggioso la guerriero seconda in attesa di partita una e vediamo sfida. quale avversario ci capiterà. Se vi ricordate, il mazzo montato è un mazzo mago e quindi si rifà anche alla missione che devo portare a termine. Inizio per secondo anche questa mano, quindi è un grandissimo vantaggio. La mano iniziale è molto buona, quindi la tengo. E siamo in attesa del nostro avversario. Possente una lama L'arena, di riserva non del credo principale. che fosse presente nel video la spiegazione dell'arena, quindi per sicurezza vi rispiego un po' come funziona il tutto. Sostanzialmente l'arena competitiva, Fortuna o ovvero un'altra quella pareca. particolare arena in cui affrontiamo altri giocatori, si compone di 7 partite, diciamo. E si conclude nel momento stesso in cui vengono vinte queste 7 partite o se ne perdono 3. Quindi più partite vinciamo, più alta sarà la nostra Guarda il ricompensa tuo paese. finale. Quando vinciamo 7 partite o ne perdiamo 3, l'arena si conclude. Ora, tornando al gioco, lui ha equipaggiato questa carta, questo pugnale. E noi in risposta possiamo benissimo piazzargli questa profezia, questa guardia, scusate, in modo tale da State in guardia. rendere praticamente Eri inoffensivo quasi. il suo servitore schierato. Prossima mano, prossimo turno credo che schiererò, salvo imprevisti, questa carta. Siamo La in mia attesa. spada preme. Ho schierato questa Vada il tuo fantastica paese. creatura che nel momento in cui viene uccisa gli permette di pescare una carta aggiuntiva. E allora sì, noi schieriamo questa La carta legione è qui. pronta. Sono indeciso se ucciderla o meno, gli permetterei di pescare una carta, però lo Eri quasi. faccio lo stesso. Non muoverti.
Lui monta un mazzo con del verde, anche verde molto molto pericoloso. È una delle fazioni che odio di più incontrare, il verde. Sembra abbastanza indeciso su cosa fare. Provochiamo un Di pochino. morire, debole. Vedete come controlla i miei personaggi, i miei servitori. Sembra proprio non sappia cosa fare, o ha una mano veramente brutta, o entra in difficoltà con veramente poco, perché onestamente non sono imbattibili questi due proprio. Ecco. È il nostro turno, ottimo questa carta, ma ancora è troppo presto per poterla giocare. Io vado a Nessuna rompergli, pietà! a distruggergli una runa. Così vediamo se pesca qualcosa con profezia. No, a questo punto sono liberissimo di schierarmi in questa guardia e di passare la mano. Avrei potuto schierare questi due soldati, effettivamente. Sarà per il turno successivo. Anzi, il turno successivo credo che schiererò proprio questa, che mi permette di pescare una carta. Questa carta gli permette di pescare un dardo infuocato, come potete leggere. Questa carta supporto è una carta che tengo anche io nel mazzo e ha 5 attivazioni, 5 usi, e per ogni attivazione infligge un danno all'eroe nemico. Schieriamo questa, peschiamo una carta che non ha profezia e quindi niente. Nessuna pietà! E andiamo a distruggergli la seconda runa di questa partita. Ora ho tre carte da un mana, da una magica, che mi permette di schierare ben quattro creature il prossimo turno. Cosa fa questa? Mi fornisce una spada d'acciaio. Questa invece mi fornisce un pugnale d'acciaio, non male. Vengo a prenderti. Come vedete, lui con questa creatura è riuscito a imprigionarmi, quindi bloccarmi per un turno la mia creatura. E noi possiamo benissimo proseguire con l'evocazione dei nostri Che personaggi. intenzioni hai? Qui La schieriamo vostra questo. distruzione è prossima. Dall'alba al tramonto mi muovo come un'ombra. E qui schieriamo Ho sempre questo. una lama di riserva nel mio stivale. E andiamo a ridurlo a Nessuna 16 punti pietà! vita. Questa carta è molto utile, costa poco ed ha guardia e protezione, quindi mi consente per due colpi di stare al riparo. Questa invece ha carica prosciugamento, prosciugamento che è un'abilità molto utile che permette di recuperare punti vita nel momento in cui se ne infliggono. Distruzione è prossima. Per la pietà di Stenda. Gli è andata bene. Questa carta, nel momento in cui viene evocata, può ottenere più uno tocco letale se la sua prima carta del mazzo condivide la stessa fazione.
Io potrei benissimo mettergli giù quello, che lo metterebbe a dir poco in crisi. Infatti credo che lo farò prima. Ora morirai! Attaccherò. Fa del tuo peggio! Non con l'ultimo, non gli fornirò una pescata, una ulteriore pescata. Andiamo a schierare l'arcimago, che nel momento in cui viene ucciso infligge 6 Per danni le a sacre tutte le colonne di creature Belot! nella zona. Nemiche solamente, quindi solamente le sue moriranno. Ottimo. E vediamo quale sarà la sua contromossa. Non si sa per quale motivo, ma forse per i turni successivi, perché non vedo una soluzione. La foresta è nostra! Ucciderà tutti in questo modo. Non ho visto cosa ha fatto quella carta. No, mi ha inflitto due danni, ha pescato una carta. Dice di essersi sbagliato, non ho seguito bene lo svolgimento. Andiamo a pescare un altro Il mio Nack amico vorrebbe casuale, esaminare. che molto probabilmente schiereremo in questa stessa mano. Prima, attenzione, andiamo a distruggergli una runa, non si sa mai. Assapora il mio affondo. Ora morirai. E ora possiamo schierare sia il nostro Atronach del Gedo che due fantastici soldati imperiali nelle nostre zone. Soldati, rapporto! I tuoi ordini? Passiamo il turno. Ora, avendo questa carta in mano che mi dà più 1 più 0, se il mio Atronach non muore, non rischia nemmeno di fargli pescare l'ultima carta distruggendogli la runa. La foresta è la mia forza e il mio coraggio. Ha messo una creatura con guardia che non pregiudica assolutamente nulla. Un'altra La mia spada con guardia, questa potrebbe essere più un problema, perché non riesco ad ucciderle tutte e due, a meno che con questa carta io non riesca fortunosamente ad uccidergli una di queste due. E lo andremo a scoprire subito. Vediamo un po'. Non è andata come volevo, ma non è nemmeno andata male, perché tutto sommato abbiamo questo pugnale che ci permette di uccidergli se ci riesco Sento e questa obbedisco. carta. Questo morirà e ora speriamo che non Agli peschi ordini. nulla con la distruzione della runa, ma in teoria non dovrebbe avere carte, ecco, da come avevo intuito nel suo mazzo. Andiamo a vincere la seconda partita dell'arena. Ok ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video con la terza partita dell'arena, sperando che sia vittoriosa Lo come queste due sfidante precedenti. A trionfa! Cosa presto. lo aspetta ora? Scopriamolo insieme!